Sì, c'è un video di LOL in sottofondo, ok? E dato che qualcuno mi ha già paragonato a lui, o magari lo starà per fare, ragazzi, 22 nazionale, Paolo Cannone non sono io, ok? Mi avete già paragonato, non ci assomigliamo, solo perché sono rosso, non vuol dire che sia lui, quindi stiamo buoni. E ho League of Legends come sottofondo del video, perché semplicemente è il gioco che sto più giocando nell'ultimo periodo. Detto questo, iniziamo. Questo è un video futile, ve lo dico subito, quindi potete anche non guardarlo. Tanto i contenuti di cui parlerò adesso li vedrete poi più avanti. Questo video è un recap del 2020 e di quel che sarà il 2021 per me. E parlando proprio del 2020, perché questo è stato l'anno che più di tutti possiamo definire come l'anno della merda. O dello Square House, perché veramente è stato distruttivo. 6 mesi chiusi in casa, se non di più, gente a cui sono morti familiari, gente a cui, come sottoscritto, purtroppo non sono morti. Sì, odio la mia famiglia, però eccoci qua in un nuovo anno, quindi siamo sopravvissuti. E diciamo che ho anche molto molto inciso sul canale, sullo fare schifo, perché appunto ho fatto la bellezza di 28 video e circa 15 live, quindi veramente un cazzo di contenuto. Poi i video secondo me erano molto buoni, ottimali secondo me come contenuto, ma erano dei contenuti contenuti. Non so se avete capito il gioco di parole, spero di sì, perché effettivamente non posso fare 28 video in 365 giorni. È veramente un cazzo. E non me lo posso permettere. Nonostante la mia poca voglia di fare video, questo 2020 è stato un anno che getterà le basi per i progetti futuri, progetti che vedranno luce nel 2021 e altri che vedranno luce forse nel 2030, però intanto abbiamo già gettato le basi, ok? E quest'anno abbiamo anche fatto dei piccoli traguardi, come ad esempio distaccarci totalmente da Destiny, creare un nuovo pubblico da zero praticamente, portare video dei quali mi hanno distrutto all'inizio perché dicevano che cazzo fai la lore di For Honor, un gioco PvP e come fare la lore su COD, cosa che tra l'altro, come tutto nel cazzo di mondo, ha lore, quindi aperta parentesi, tutto quello che esiste può avere la lore, chiusa parentesi. E i video di For Honor hanno avuto un successo inaspettato. Penso di poter dire, senza troppi giri di parole, senza troppo vantarmi, che questo canale è il canale più grande per quanto riguarda For Honor, portando la lore, vabbè. Per loro sono l'unico al mondo in For Honor, ma appunto per quanto riguarda il contenuto in sé, siamo cazzo gli italiani che hanno più spettatori, più visite, eccetera, eccetera. Va bene che ci sono italiani che hanno molti più iscritti, ma fanno video in inglese. Ah, furbetti. Io invece ho deciso di premiare i miei compatrioti, ok? Quindi video in italiano per italiani, un po' alla Salvini se vogliamo. Però appunto ho avuto questo grande traguardo, veramente grazie. Ma parlando del 2021, ho deciso di aggiornare il logo, ho chiesto a mio amico di personalizzarmi il banner e più avanti cambieremo anche la sigla, proprio per avvicinarci di più al mio look trasandato, o mio look casuale, ecco, forse più giusto. Inoltre, come il mio mito a cui mi ispiro giornalmente, ossia Striscia la Notizia, Flash! ho deciso di mettere una voce in più al banner. Se loro sono la voce dell'insofferenza, noi saremo la voce del casual gamer o del random o addirittura l'anno del riscatto. Insomma, volevo aggiungere questa piccola cazzatina nel mio banner. Volevo tenervi aggiornati su questo. Perché con tutto quello che ho in mente di farvi vedere, sono sicuro di poter portare ordine, giustizia, pace e sicurezza nel mio nuovo impero. Il tuo nuovo impero. Un'immagine sempre richiesta dal nostro artista di fiducia, che è Fook, che avete anche già beccato in qualche live, qualcuno sicuramente se lo ricorderà, se no vi lascerò magari un contatto così potete stare lì a chiedergli roba e prezzo onesto vi farà roba, beh, a me mi è fatta gratis perché siamo amici, gli offro una sigaretta modificata e siamo a posto ogni tanto. Appunto, gli ho richiesto il Chad. Per chi non fosse alla portata dei meme, un Chad è in gergo di internet il classico alpha man, ok? L'uomo bianco etero che, un po' fregandosene di tutto e di tutti, dice quello che gli pare e piace. Generalmente il Chad viene anche utilizzato per riferirsi a persone, uomini
coraggiosi oppure molto competenti. Ed è questo che vorrei che fosse un po' il simbolo di quest'anno, ed è per questo che l'avete visto in miniatura, non che ci sarà presto lo sticker, anche i sticker verranno rifatti tutti quanti per assecondare un po' questo 2021, e l'avrete ben presto anche come banner, perché appunto voglio proprio assecondare il mio lato Chad che c'è in me. Scopo poco, anzi non scopo per niente, però il Chad avrebbe anche questo particolare, ma dipende dal punto di vista. Detto questo, togliendo tutte le cazzate che ho detto finora, parliamo di nuovi video, ok? Facciamo una carrellata di cose, di notizie fast. Nuovi video, zero catene. Cosa vuol dire? Che io mi dissocerò da tutto quello che ho parlato fino adesso. Se io avrò voglia un giorno di prendere quella merda di Cyberpunk e farci un video, ci farò un video. Se ho voglia di tornare su Skyrim, perché boh, mi parte il momento fantasy, tornerò su Skyrim. Mi viene voglia di fare un video su Ark, farò un video su Ark. Cioè, nel senso, quest'anno sarà l'anno in cui non me ne fregherà più un cazzo di quello a cui sono legato. Voglio che la gente mi dica: ma quando è che fai un video su For Honor? Boh, questo voglio. Perché effettivamente non ho più voglia di stare legato a dei paletti. Voglio distruggere i paletti, uscire da schemi che mi sono preimpostato finora ed essere più libero di fare ciò che effettivamente mi va. Ci saranno però dei contenuti fissi, perlomeno Storia degli Eroi Passati sarà una serie che porterò in tutto questo 2021. Se riesco prenderò anche in mano quel catorcio di Destiny 2 e continuerò con Storia delle Armi Esotiche, dato che qui è una cosa che a me interessa la lore, quindi non ho neanche bisogno di giocare quel gioco di merda. Ma appunto avremo questi contenuti fissi e questi contenuti variabili. Per quanto riguarda le live, l'anno scorso è stato l'anno delle live, cazzo, con le live di Cameriana abbiamo proprio sfondato, abbiamo fatto 3 estratti che sono capolavori, secondo me 3 video che sono la bellezza, purtroppo qualitativamente trasandati proprio per il fattore che io streamo di merda. Mi manca ancora la scheda video, ma parleremo dopo di questo. Però sono dei video che mi sono veramente piaciuti da editare, da montare, quindi live le porterò anche quest'anno con contenuti anche lì variabili, e farò molto più frequentemente degli estratti, perché a me piace ridere e spero che vi piaccia anche a voi. Inoltre l'anno scorso è stato anche l'anno dell'inizio dei sub, e io qua devo per forza ringraziare il sub numero 1, cioè Loris. Quindi veramente Loris, grazie, perché hai sostenuto un canale che non era da sostenere in un anno veramente di merda. Quest'anno sarà fatto così il progetto dei sub: oltre a rimanere sempre con i due classici temi, cioè Siore o Lord, e dove in cui avete tutti questi benefit a entrare nei sub, come ad esempio poter entrare in un gruppo Telegram in cui posterò i video in anteprima, comunque arriveranno sempre notifiche di live e video all'interno di quel gruppo Telegram, e oltre che poter parlare con me anche di cazzate. Per i Lord c'è anche l'opportunità di richiedere un video, quindi potete chiedermi un video e dire: vorrei un video su, boh, Fallout 76, il perché esistono gli uomini falena. Perfetto, vado a farlo. Voglio anche dire che per tutti i livelli sub, quindi per entrambi i livelli sub, ci sarà la possibilità di entrare in live. Quindi le live adesso in avanti saranno fatte soltanto con persone da mia richiesta, quindi i miei amici, e i sub. Fine. Così almeno un po' vi spingo a spendere quei fottuti 2 euro per entrare nel gruppo sub. Mi sembra un'offerta più che giusta. C'è gente che vi fa pagare 50 euro, porca puttana, per mandare un messaggio di merda. Io non posso chiedervi 2 euro. Io voglio una Blitz, voglio un energy drink, quindi entrate nel gruppo sub. E il Random Week sarà l'ultimo progetto, che sarà appunto durante il fine settimana. Vorrei proprio portare questi contenuti randomici. Bene, detto questo, i regali futuri di quest'anno saranno sicuramente una webcam o una fotocamera, videocamera, e la scheda video, che per quest'anno cercherò assolutamente di prendere. È fondamentale. Bene, come avete capito, questo era un video per lo più informativo, una lista degli obiettivi da fare quest'anno e che ci permetteranno un più fiducioso me legato alla piattaforma, speriamo. Detto ciò, vi auguro un buon anno in ritardo, dato che non l'ho fatto prima. E detto ciò, ci vediamo come sempre ad un prossimo video.